È sbarcata sul web dopo lunghe riprese a Castelvolturno la prima web serie multiculturale sul mondo africano. Il trailer e le prime 4 puntate si possono guardare online su YouTube. Le prossime 7 saranno caricate ad ottobre. La sitcom, Connection House, racconta il valore e le opportunità della convivenza con i migranti. Ambientata a Castelvolturno, dove vivono migliaia di stranieri clandestini, spesso sfruttati dalla criminalità organizzata nell'agricoltura e nell'edilizia, è prodotta dalla Cultural Video Foundation Napoli e a settembre parteciperà Roma Web Fest, festival internazionale dedicato alle web series. Nella serie il protagonista Lorenzo è un ragazzo di Posillipo, figlio di imprenditori in rovina, interpretati da Enzo De Caro e Daniela Poggi. Il ragazzo, per trovare la sua indipendenza, si trasferirà a Castelvolturno, nella casa di vacanze della nonna. Lorenzo, interpretato da Stefano Scogliamiglio, troverà la casa occupata da immigrati africani, guidati da una badessa partenopea, interpretata dall'attrice Gea Martire, dedita ad affari illeciti. Tutti quanti noi pensiamo agli immigrati o ai clandestini, a questi luoghi, associandoli solo, insomma, a prostituzione, droga, senza renderci conto che sono persone come noi, solo che hanno un po' più di travaglio. Dopo 2 anni di lavoro sul territorio, la serie è stata inserita dal Ministero per le Politiche Sociali nel bando Giovani per il Sociale e dunque è diventata un'opportunità di lavoro per circa 100 persone che hanno formato un colorito set tra attori professionisti e non residenti nell'area di Castelvolturno. La sceneggiatura è stata scritta a 4 mani dal regista Vincenzo Cavallo, insieme con Gianluca Castaldi, da anni impegnato a difesa dei diritti dei migranti nel casertano e profondo conoscitore della realtà di Castelvolturno. Ascoltiamo ai nostri microfoni una delle protagoniste, Lola Bello Durudaie. Essendo un ambiente molto lontano dal mio, perché è un ambiente cinematografico, cosa che io non ho mai fatto prima, è stata una bella prima esperienza. Ma oltre a questo ci sono molti giovani che credono in un futuro migliore, che hanno la voglia di riscattarsi, perché Castelvolturno non è solo questo, anzi ci sono molti giovani in gamba e abbiamo bisogno soltanto di opportunità come queste per emergere.